Ciao, sono Tommaso di Tecnista e oggi vi parlerò di protezione dell'udito. Prima di tutto volevo fare un saluto a Enzo Ferdinando, Enzo di cognome, Ferdinando di nome, me lo sono ricordato, spero, comunque ciao. Protezione dell'udito. Perché vi voglio parlare di questo? Perché sempre più spesso si sente di questo forte problema all'interno dell'ambito sicurezza sul lavoro. Sono rimasto veramente stupito a sapere che la seconda malattia causata dalla mancanza di prevenzione sul luogo di lavoro, in quanto sicurezza, è l'ipoacusia, cioè la mancanza o la parziale perdita di senso dell'udito. A cosa è dovuta essenzialmente? L'orecchio e tutto. Tutte le ossa e i componenti al suo interno costituiscono un organo molto delicato. Quest'organo, se sollecitato con le frequenze e la pressione del suono, soprattutto ad alti volumi, può avere delle disfunzioni, anche nel breve termine, se questo volume è molto alto. Quindi, facendo un attimo un passo indietro, cos'è il volume del suono? Come si calcola? Il volume del suono non è nient'altro che la sua, appunto, intensità, la pressione che provoca il suono sulle orecchie, e si misura in decibel, come tutti sanno, immagino. Un volume assenza di volume, assenza di suono è lo 0, 0 decibel. Un suono come per esempio il fruscio delle foglie è 10 decibel. Il mio tono di voce adesso, che è abbastanza sostenuto, è un 50-60 decibel. Una rasa erba siamo tra gli 80 e i 90, una smerigliatrice siamo sui 100, un martello demolitore 110-120 e così via. Una cosa importante da sapere è che 82 decibel è il livello oltre il quale il nostro orecchio, le nostre orecchie possono iniziare ad avere dei rischi di malattie all'apparato uditivo e quindi devono essere prese delle misure per evitare che questo rischio possa succedere. Come si fa? Ed ecco che entriamo in gioco noi. Bisogna premunirsi dei dispositivi di protezione individuale. Esistono essenzialmente due DPI per proteggersi da suoni a volume troppo alto. Il primo è la classica cuffia con archetto, molto semplice da indossare perché basta tirarla, mettersela sopra la testa. Io non sento quasi la mia voce praticamente, però essendo molto facile da mettere, questo quindi aiuta a proteggersi veramente bene. Invece poi ci sono i classici tappi di schiuma che praticamente basta soltanto premere, inserire dentro la cavità e questi, dopo la mancanza della pressione delle dita, si modellano in base alla grandezza della cavità. Esiste un modo per capire quale tipo di DP utilizzare. Ovvero sia, esistono diversi tipi di cuffie, per esempio, ma io come faccio a sapere, nel caso della 3M, se mi serve una Peltor 3 oppure una Peltor 1? Ovviamente la Peltor 1 io so che mi diminuisce il mio volume meno che la Peltor 3, ma di quanto? Ecco che ci viene in aiuto un numero molto importante che è l'SNR. Questo numero indica l'abbattimento di decibel del mio ambiente circostante. Faccio un esempio pratico. Nel caso della Optime One, il numero che sto cercando è proprio qua, SNR 27. Ciò significa che se io devo arrivare a quel famoso numero 82 decibel e sono per esempio a 110 decibel, sto abbattendo di 27. Quindi 110 meno 27 decibel di abbattimento fa 83. Quindi sono a 110 decibel, prendo questa, arrivo a 83 decibel, non basta. Penso che bisognerà andare su qualcosa di un po' più corposo, ovvero la Optime 3. La Optime 3 prevede un abbattimento SNR di 35. 110 meno 35, 75, sono sotto il mio limite di 82.
Perfetto, ho raggiunto il mio risultato e questo è il DPI più adeguato per me. Per assurdo, una cosa che non credevo neanch'io, i tappi invece hanno l'SNR maggiore, 37. Hanno un SNR altissimo e sono economici, quindi perché prendere le cuffie? È molto semplice. I tappi raggiungono l'SNR di 37 soltanto se messi nell'orecchio nel modo più giusto ed efficace possibile. Se inseriti parzialmente non si raggiungerà mai quel livello. Quindi per coloro che non hanno esperienza o semplicemente gli dà fastidio il tappo, il tappino, direi di andare su una cuffia che comunque fa il suo lavoro, perché siamo a, in questo caso, a 35 decibel. Per coloro invece che sono, si sentono tranquilli a mettere anche i tappini, vadano coi tappini, che fanno la scelta giusta in quanto effettivamente proteggono ancora di più che non le cuffie. Questo, diciamo, è il criterio di base per scegliere il DPI per l'udito. Ovviamente ci sarebbero molte più cose da dire, però non vorrei aggiungere troppa carne al fuoco. Quindi vi ricordo di scrivermi se avete bisogno di aiuto. Scriveteci su WhatsApp 348-60-18421 oppure una mail a info@tecnista.it. Ci potete trovare sul sito tecnista.it e su tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. E basta. E buona cena, buon pranzo, qualsiasi cosa stiate per fare, vi auguro di farlo bene. Ciao.